Welcome to Best of Today Release. New music. EDM Lab presents Best of Today Release. Best of Today Release. Your only place for your music update. From now on, you're going to listen to the best new music released this week. This week. Just here. Selected by EDM Lab. Best of Today Release. Best of Today Release. The weekly podcast starts now. Are you ready? Make some noise. 3, 2, 1. Guys, welcome back. Best of the release, EDM Lab, nuovo episodio, nuove novità del venerdì. Esattamente quelle di venerdì 5 marzo 2021. Siamo ufficialmente entrati dentro al mese dell'Ultra Music Festival. Ultra Music Festival che però ovviamente, come sappiamo, come saprete, quest'anno, anche quest'anno non si terrà proprio così. Ma il mese è quello giusto, è il mese delle release, quelle importanti, quelle che poi probabilmente ci porteremo anche via per tutta l'estate, per tutto l'anno 2021. Ma a proposito di festival, prima di cominciare con le release di questa settimana, vi annunciamo che sul nostro sito web edm-lab.com è disponibile la guida ufficiale a oltre più di 25 festival EDM provenienti da tutto il mondo. Abbiamo schedulato per voi un articolo contenente tutte le maggiori informazioni sui più importanti festival dance e EDM di tutto il mondo. Attualmente vi raccontiamo quelli che sono i festival confermati, quelli che sono stati rimandati o quelli che sono stati completamente cancellati. La guida è in costante aggiornamento, quindi seguitela e prendetela come punto di riferimento per la vostra guida ai festival per scoprire tutte le informazioni sui festival EDM. È tempo di cominciare, perché anche in questo episodio, anche in questo venerdì, le novità di venerdì 5 marzo 2021, c'è davvero tanta buona roba da scoprire, proprio così. Non ce l'aspettavamo dopo un venerdì come quello scorso, come quello appena passato, dove sono usciti davvero tanti capolavori, ma in realtà anche questa volta, anche in questo venerdì 5 marzo, c'è davvero tanta buona musica da scoprire ed ascoltare qui, insieme a noi, insieme al Best of Today Release di EDM Lab. E allora non perdiamo tempo. All'interno di questo episodio, all'interno dell'episodio numero 105 del Best of Today Release, ascolteremo davvero tanti artisti, tra cui Tiesto, Dimitri Vegas, Thomas Gold, Lucas and Steve. Ci sarà anche Julian Jordan, che in realtà è già in sottofondo. Ci sarà Don Diablo e davvero tanto tanto altro. Primo disco di oggi è lui, la prima posizione è Julian Jordan insieme a Guy Arthur. Il disco si chiama Let Me Be The One. New music exclusively Love. Welcome to Best of Today Release. Your best place for new EDM release. I wanna make you mine, baby. Ain't gonna waste no time now. Gotta get you right now. Been hurt a million times, baby. And all of our friends say you and me stand no chance, yeah. But my heart skips a beat when I think about you. It felt so incomplete with the other dudes. It's so good you and me, I know if it's true. But all of our friends say you and me stand no chance, yeah. Let me be the one that loves you for the rest of your life. For the rest of your life.
mischietto ibrido tra l'electro house e la future house. Julian Jordan, Guy Harter, Let Me Be The One. Niente male, episodio numero 105, caratterizzato da alcuni suoni molto particolari. Proprio così vi accorgerete all'interno di questo episodio che il piano la fa da padrone. Ricordate bene queste parole. In arrivo Lucas e Steve con Do You Want Me, EDM Lab, Best of Today Release. EDM Lab. Discover new music. Is the EDM Lab. EDM Lab. EDM Lab. Avevamo avvisato, e questo è solo il primo dei tanti dischi con dei giri armonici di piano che fanno davvero accapponare la pelle. Lucas e Steve, Do You Want Me? Un disco completamente strumentale. Prossimo disco, Next Tune. Altro piano in sottofondo. Questa volta però è quello di Don Diablo, JLV e John K on the voice. Il nuovo dischetto del Don si chiama Problems, EDM Lab. We got problems, but we don't need them. Don't need to solve them, 'cause we'll just leave them all behind. Live our lives till we find where we belong, 'cause we all got problems, but we don't need them. No, 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 no. Just let it open, no, 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 no. No worries, no more. No, 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 no. We're freeing ourselves now. No, 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 no. We don't need them. Na 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 na.
na na, just let it all go. Na na na, na na na, na na na, no worries no more. Na na na, na na na, na na na, we're free, no stress no. Na 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 na. EDM Lab. Le sue release. Questa è una collab con JLV e John Kay. Il disco si chiama Problems. Wow, niente male. Prossimo disco. Sì, c'è un altro piano in sottofondo, proprio così. È quello dei Firebeats, è Kelly Lake on the Voice. Il disco esce sotto Spinning Records. Si chiama On Top of the Mind, EDM Lab. You stole away my lonely. It's in the way you hold me close. You see through my disguise. Know that you're the only, only one that knows me. You take me to a place. Don't need to escalate. I never felt so safe being vulnerable. Believing in my stress. The moment we undress, you got so comfortable. Twice, nobody I'd rather have on top of my. Turn off the lights and make it right. Nobody I'd rather have on top of my. Firebeats, Kelly Lake on the Voice, niente male. Ma adesso facciamo un grande salto all'indietro fino al 2005.
Un disco che ha reso letteralmente famoso mainstream il grande Yves LaRocque. La voce, anzi la collab, quella di Lady B. Il disco, appunto, rilasciato nel 2005 ma poi ripreso nel 2008 dal grande Bob Sinclar. Qualcuno di voi l'avrà già riconosciuto. In sottofondo quella melodia bellissima si chiama Zuki. È stato un disco famosissimo, ripreso più volte negli anni, anche nel 2014, dall'etichetta Blanco y Negro, completamente rilanciato in una versione Big Room. Adesso ritorna in questo 2021 con una versione più fresca, più moderna, più houseggiante. New music just now. Yeah.
This is the EDM Lab. EDM Lab. Che all'interno di questo episodio il piano l'avrebbe fatta da padrone, ma non solo. Anche la cassa dritta, il basso quello bello potente, quello bello profondo. Morgan J, Mado, il disco si chiama Get Down. Prossimo disco, continuiamo su questo genere musicale. In arrivo la nuova di Felgug e Nas B. Il disco si chiama Dance With Me. Altro disco con il quale alzare il volume a palla. Welcome to the EDM Lab. Dance with me.
un po' tamarra. Felguk Nas B, si chiama Dance With Me. Dischetto da pista, anche se le piste sono chiuse. Ma arriva un altro disco super tamarro. E lui è quel grandissimo genio di Swag. Il disco si chiama Purification. Purificate le vostre orecchie, alzate il volume a palla. Best of Today release. Every week. New music. It's a brand new sound for radio. Just here. Exclusively on EDM Lab. Your essential guide to the hottest new music. EDM Lab. Si chiama Purification. Lui è Zwack, quel grande genio di Zwack. Niente male. Adesso in arrivo Beside Me by Bancali, Future House Music, EDM Lab. Beside me.
is the EDM Lab. Welcome to the EDM Lab, the official weekly podcast. Every week, new music. I'm exhausted tonight, 'cause I can't sleep. No, I can't sleep. I'll just lie awake tonight, 'cause I can't sleep without you beside me. Without you beside me. Targate Future House Music, questa è la loro ultima, quella dei Bancali, si chiama Beside Me. Come al solito, sempre e solo musica di qualità. Ma adesso, dopo la versione uscita in sordina il 28 gennaio, ritorna The Business. EDM Lab. New music. Let's get down to business. Girl, you've been on my wishlist. Way more than bad, you vicious. Pussy clean, delicious. Won't doubt it, I know you bout it. All day, girl, she like my outfit. Oh boy, no, can't be around it. When it's big business, I hit my accountant. Let's get down to business. Erroneamente 28 gennaio, ma in realtà era uscita una settimana prima, il 21 gennaio. È la versione re-edit di The Business. Una versione cantata, ricantata da T.I. Dolla Sign.
Questa invece era la versione remix targata dai Clean Bandit, in arrivo adesso dalla Norvegia i fratelli Cream. Questa è Take Control. To take control of your life, make it right, babe. You have so much to show for yourself. Yeah, take control of your life, do it right, babe. I wanna be at your side for every step of the way. Hold up. Hold up. This is the EDM Lab. Your best place. For new. EDM release. EDM Lab. Your source for the best new music. Supportare le release dei due fratelli norvegesi, si chiamano Cream perché sono sinonimo di assoluta qualità musicale. Questa probabilmente una delle release più belle di questo venerdì 5 marzo 2021. Si chiama Take Control. Ma adesso cambiamo completamente genere, scendiamo anche col BPM, perché c'è una release da solista per Dimitri Vegas. Il disco si chiama Pull Me Closer, dischetto molto tranquillo, bel mood. Doing fine, oh, living my best life. Yeah. Money on my mind, love only for one night. Yeah. I armed the guards around my heart. You shot them down, 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 down. I tried so hard to keep you far, but you had to mess with me. Give me 1, 2, 3. Oh, nana. One time, pull me closer. Oh, nana. Two times, won me over. Cause you're so nana. 9, 3. I need your love. Why'd you have to mess me up? Oh, nana. One time, pull me closer. Oh, nana. Two times, won me over. Cause you're so nana. 9, 3. Far away.
Lewis, che prova, ci prova, con release di diverso calibro rispetto a quelle solite che rilascia insieme al collega Like Mike. Un disco quasi slap house ma molto molto lento, con un mood molto tranquillo, si chiama Pull Me Closer. Insomma, forse è maturato anche lui. Proprio così. Andiamo avanti, prossimo disco, tentiamo l'impossibile, perché dai 118 bpm andiamo ancora più basso. Get down, get down, get down. Andiamo fino ai 100 bpm con Thomas Gold, proprio così. Sì, perché questo venerdì 5 marzo 2021 anche Thomas Gold fa un esperimento musicale e lo fa molto bene come al solito, perché lui è uno di quelli che sa mettere le mani davvero dovunque. È un fenomeno della musica progressive, dell'EDM o della electro house se preferiamo. Ma quando si mette in testa di rilasciare qualche disco radiofonico, così come tanti altri artisti durante questo periodo, lo fa davvero molto molto bene. Il suo nuovo disco esce ovviamente con il supporto di Protocol Recordings ed è una collab insieme a Uplink e Matlack. Sì, sembrano dei nomi così un po' buttati lì, però in realtà sono degli artisti anche loro e artisti molto bravi. Il disco si chiama Yesterday, è un esperimento musicale. Lui è il grande Thomas Gold. Cosa ne dite? Ha passato l'esame Thomas Gold? Almeno secondo noi lo ha passato e come. Si chiama Yesterday, Uplink, Matlack e Thomas Gold, esce su Protocol Recordings. È un'altra release di questo bellissimo venerdì 5 marzo 2021. La buona musica non si ferma mai e tra poco in arrivo il remix degli Stadium X per No Regrets, Dash Berlin. Best music exclusively on EDM Lab. EDM Lab.
from someone you held so close. You're back to being alone. You're back to being alone. How we're changing all the time, but our memories never die. Found a way to survive in the back of my mind. I'm retracing all my steps. I gave my heart, I gave my best. When I see you, I confess. When I think of loving you, House vecchio stile all'interno delle release scelte dal Best of the Release di questa settimana. Gli Stadium Mix hanno messo le mani su No Regrets di Dash Berlin, niente male. Abbiamo cambiato le sonorità, come vi sarete accorti. Questa settimana tanta buona progressive, ma tanta buona big room, proprio così. Abbiamo infatti rifocillato la nostra playlist Spotify, Who Needs Big Room, perché ci sono due dischi davvero potenti, davvero belli, che tengono ancora alta la bandiera di questo genere, appunto la big room. Stiamo parlando di Tony Junior e Reggio. Il loro nuovo disco si chiama Burning Up. Mind it up, yeah, my body's burning up. Mind it up, yeah, my body's burning up. Mind it up, yeah, my body's burning up. Bacardi in my cup, yeah. Mind it up, yeah, my body's burning up. Bacardi in my cup, yeah. Mind it up, yeah, my body's burning up. Mind it up, yeah, my body's burning up. EDM Lab. We'll be right back.
sonorità profonde e potenti, quelle di Tony Junior e Reggio. Il disco si chiama Burning Up. Review Recordings. Ma non abbiamo mica finito, andiamo avanti perché su Maximize questa settimana ritornano Justin Prime e Vito Mendez. Le loro radici sono Big Room e questa è la loro Rebirth of Sound. EDM Lab. EDM Lab. Check out our Spotify playlist. Hashtag who needs big room. Powered by EDM Lab. EDM Lab. The rebirth of sound. Just now. EDM Lab. EDM Lab. The rebirth of sound. Sonorità Big Room di Justin Prime e Vito Mendez, il disco si chiama Rebirth of Sound, un genere musicale che continua a vivere grazie ad una stretta cerchia di artisti, ma soprattutto anche grazie ad alcune etichette che continuano a voler pubblicare questo genere musicale che ci ha fatto tanto sognare, ma soprattutto saltare ai tempi in cui i festival erano aperti, ma soprattutto ai tempi in cui la musica EDM era diversa, completamente diversa. Ricordiamo gli anni d'oro di questo genere, il 2013-2014 e forse anche un po' il 2015, diciamo così. Era l'ultimo disco, era l'ultima novità selezionata da noi di EDM Lab per questo venerdì 5 marzo 2021. All'interno dell'episodio numero 105 del nostro radio show abbiamo ascoltato davvero tanta buona musica e come detto all'ingresso, all'inizio di questo episodio, non ci aspettavamo un venerdì di dischi così importanti, così di qualità, e invece è stata tutta una scoperta che facciamo all'interno del nostro radio show ogni settimana, ma ovviamente i dischi che vi facciamo sentire qui non sono tutti, non sono tutti quelli compresi nella nostra lista, il Best of the Release che trovate ovviamente sul nostro sito web edm-lab.com. Prima di andare via comunque vi facciamo alcune segnalazioni, come il remix dei Camel Fat sul disco degli Arbat, si chiama Best of Me, un disco, un capolavoro che non abbiamo passato all'interno del nostro radio show per ovvie ragioni, un disco da oltre 9 minuti, un viaggione da ascoltare, ve lo consigliamo assolutamente. Tra le altre release c'era anche Divine di Dennis First. E poi è uscito anche il nuovo EP targato Cascade, si chiama Reset. Come al solito, prima di andare via,
Vi ricordiamo anche che è stata una settimana ricca di grandi news e che all'interno del nostro sito web edm-lab.com è presente la grande guida ai festival EDM di tutto il mondo, costantemente aggiornata con le notizie più importanti, con i festival cancellati, con i festival rimandati e quelli attualmente confermati. È un nostro lavoro certosino, una guida per tutti voi. Abbiamo finito. Come al solito vi ringraziamo per averci ascoltato. Noi torniamo la prossima settimana. Sarà un gran venerdì, quindi non ve lo perdete. Alla prossima. Ciao da EDM Lab. Bye bye. Thank you for listening.